matita e disegna quello che ti va. Fatti un po' più grande e diventa come tuo papà. Poi colora un campo verde, un pallone bianco e blu. Chi è più forte non si arrende e puoi vincere anche tu. Prendi la maglietta, con camicia fate compagnia. E poi corri in fretta, sogna che lo stadio sia una via. Dacci dentro veramente, se ti senti in Serie A. Dribbla, tira e certamente, prima o poi un gol verrà. Stelle azzurre nella mente, stelle belle, stelle che fanno il cielo più splendente. Stelle, stelle come te, stelle azzurre all'orizzonte, stelle nella notte blu, più lucenti di un diamante, fra le stelle c'è tu. Paura ce la fai, questa è la tua vita, stringi i denti, lotterai. Tieni duro, non mollare, il pallone ce l'hai tu. No, non fartelo soffiare, anzi segna testa in giù. Dacci dentro veramente, se ti senti in Serie A. Dribbla, tira e certamente prima o poi un gol verrà. Buon pomeriggio da Giorgio Martino. Undicesimo minuto del primo tempo allo stadio San Siro di Milano dell'incontro fra Inter e Juventus. L'Inter sta attaccando e ripropone ancora un tema offensivo con un cross di Mandorlini, colpo di testa di Rummenig, intervento di Tacconi che non riesce a fermare la palla e Rummenig segna così il suo primo gol nel campionato italiano e porta in vantaggio la Juventus e porta in vantaggio l'Inter sulla Juventus al 12° minuto del primo tempo. Abbiamo rivisto l'azione del gol con cui Karl-Heinz Rummenig ha sbloccato il risultato. Ed ora passiamo al 31° minuto sempre del primo tempo. C'è ancora un attacco sulla sinistra sempre di Mandorlini che viene fermato irregolarmente. L'arbitro Longhi di Roma concede il calcio di punizione in favore della squadra nerazzurra mentre resta a terra Mandorlini. Rivediamo l'intervento irregolare sul numero 3 nerazzurro e quindi il calcio di punizione in favore dell'Inter. Siamo ora al 31° minuto e mezzo del primo tempo. Liam Brady batte il calcio di punizione, salta Ferri e raddoppia. Gol di Riccardo Ferri, anche per Ferri è il primo gol nel campionato italiano e lo segna bissando il gol di Rummenigge. 2-0 al 31° minuto del primo tempo, 2-0 anche il risultato con cui si conclude il primo tempo. Un bellissimo primo tempo giocato molto bene da entrambe le squadre, ma soprattutto da parte dell'Inter che ha recitato il ruolo di grande protagonista assumendo l'iniziativa e costringendo spesso in difficoltà la squadra juventina. Ora con queste immagini siamo passati all'inizio del secondo tempo, si sta giocando da circa 3 minuti, c'è un affondo di Altobelli che viene fermato da Scirea che serve Ketting. Ketting ha sostituito dopo circa 20 minuti del primo tempo Paolo Rossi che ha risentito di uno stiramento muscolare. Vediamo dunque le formazioni delle due squadre. Si gioca a San Siro, stadio dedicato al ricordo di Giuseppe Meazza, pomeriggio coperto, terreno perfettamente agibile, con un gran pienone e con un record e con un incasso di 1 miliardo e 300 milioni. L'Inter gioca con Zenga, Bergomi, Mandorlini, Baresi, Collovati, Ferri, Sabato, Marini, Altobelli, Bredi e Rummenigge. La Juventus gioca con Tacconi, Tardelli, Cabrini, Bonini, Favero, Scirea, Briaschi, Vignola, Ketting, Platini e Prandelli. Manca dunque Boniek nella Juventus e Trapattoni lo ha sostituito con Prandelli che però ha assunto subito il ruolo di difensore controllando Altobelli. Quindi in pratica viene riproposto
Tardelli come centrocampista, sulla fascia destra Cabrini gioca sulla fascia sinistra, Bonini mediano di spinta, Favero stopper su Rummenigge, Scirea libero, Briaschi e Rossi, poi Briaschi e Kötting di punta, Vignola, Platini a centrocampo. L'Inter pure modifica molto il suo schieramento rispetto alle ultime partite sia in campionato che in Coppa. C'è un cross ora di Prandelli controllato dalla difesa nerazzurra. Non c'è Bini, non c'è Causio, non c'è Pasinato e Castagnier ha affidato a Bergomi il ruolo di libero con il numero 2, Mandorlini numero 3, Baresi numero 4 gioca però a centrocampo con compito di controllare soprattutto Platini. Ferri e Collovati controllavano Rossi e Briaschi, poi ovviamente al posto di Rossi Kötting. A centrocampo c'è l'inserimento di Marini che si affianca così a Sabato che è il numero 7 di falsa ala tattica, in realtà è un centrocampista. Insieme a loro a centrocampo dirige le operazioni Bredi, di punta Altobelli e Rummenigge. E siamo adesso al sesto minuto e mezzo del secondo tempo, l'Inter in vantaggio per 2-0. Con i gol segnati da Karl-Heinz Rummenigge e da Riccardo Ferri nel primo tempo. Per entrambi, primo gol nel campionato italiano. Ecco in azione Sabato. Sfugge al controllo di Vignola. Collovati. Collovati, Bergomi. Brady. Sabato, anzi Baresi, Beppe Baresi, Sabato ha scambiato ancora con Beppe Baresi che ha subito il fallo da parte di Vignola, calcio di punizione in favore dell'Inter, ecco Beppe Baresi. È lo stesso Baresi che viene lanciato sul calcio di punizione, si scontra con Cabrini, il fallo questa volta è dell'interista. Calcio di punizione a beneficio della Juventus. Ha battuto lo stesso Cabrini per Scirea. Tardelli. Kötting. Intervento tranquillo di Zenga. Walter Zenga, 24enne milanese, alla seconda stagione da titolare nell'Inter. Ecco Liam Brady, l'irlandese ex, avendo giocato e vinto scudetti con la Juventus prima di passare per 2 anni alla Sampdoria e adesso all'Inter. Insieme a Karl-Heinz Rummenigge, ecco in azione il tedesco, su di lui c'è un intervento irregolare di Kötting. Quasi sempre due uomini sul tedesco che nel primo tempo è stato imprendibile per la difesa bianconera, messa molto spesso in difficoltà dalle incursioni di Rummenigge, sia quando cercava la conclusione personale sia quando scendeva sulle fasce per creare opportunità con traversoni al centro. Batte Bredi il calcio di punizione verso Rummenigge, anticipa Favero e respinge. Tardelli mette fuori area. Vignola. Kötting. Sfiduciata la formazione juventina che non riesce a organizzare una azione di replica efficace. Da Bergomi a Baresi. Altobelli, vedete, sempre seguito da Prandelli che è il suo controllore. Bredi, su cui agisce Tardelli, ha allargato il gioco verso Sabato. Il traversone del numero 7 nerazzurro viene controllato da Cabrini, quindi Kötting, Massimo Bonini, Beniamino Vignola, Giovanni Kötting, che ha preso il posto di Paolo Rossi sul punteggio di 1-0 quando è uscito Rossi. Discesa di Cabrini,
Platini, non riesce il passaggio di ritorno di Platini verso Cabrini. Bergomi, che ha giocato molto bene, Bergomi difensore eclettico, ha vinto il titolo mondiale in Spagna, era il più giovane della pattuglia con i suoi 18 anni scarsi come difensore, poi ha giocato da stopper oltre che da terzino e viene impiegato anche da libero, nonostante sia giovanissimo, 21 anni, con notevole esperienza. Oggi sta facendo una gran partita. Baresi gira Bredi, ma Cabrini anticipa tutti. A fondo di Vignola fermato, prosegue in pratica l'azione con Platini, Bonini, Platini, Vignola verso Scirea, sono i due liberi a confronto diretto in questa occasione, ma Scirea ormai è quasi sempre proiettato in avanti, fa proseguire ora Bonini, il cross del sammarinese si perde sul fondo senza creare problemi per Zenga. La rimessa in gioco del portiere nerazzurro verso Liam Bredi, che ha sempre sfoderato eccellenti partite ogni volta che ha giocato come ex contro la Juventus. Rummenigge a fondo ancora del tedesco, controllato da Favero, che ha parecchia difficoltà nel frenare l'azione del tedesco. Rummenigge, c'è un raddoppio di marcatura su Rummenigge, c'è Ketting che va a cercare a creare una specie di gabbia. Rummenigge libera Bredi, che rilancia ancora sulla fascia sinistra, dove sul cross è prontissimo Altobelli alla girata, cross di Marini, colpo di testa di Altobelli con palla sul fondo. Il tiro di Altobelli dopo 12 minuti del secondo tempo. Ketting, Tardelli, fermato Tardelli da Marini, quindi Bredi, ancora un lancio per Beppe Baresi, cross al centro di Baresi, la palla arriva ad Altobelli dopo essere stata mancata da due difensori bianconeri. Altobelli è stato preso un po' in controtempo, non si aspettava che mancassero gli avversari, recupera, effettua il cross, colpo di testa di Rummenigge, esce però Tacconi sul pallonetto che si è alzato dopo l'intervento di Rummenigge e può recuperare. Ancora pericolosa l'Inter, dovrebbe far gioco la Juventus, ma è l'Inter a rendersi più pericolosa, anche se la squadra nerazzurra sta rallentando il ritmo rispetto al livello con cui si è giocato nel primo tempo, sta tenendo la partita sottotono dal punto di vista della velocità senza rischiare troppo. Ancora un affondo di Scirea controllato da Marini in calcio d'angolo, ed è il primo angolo che batte la Juventus. Nel primo tempo 3 per l'Inter, nessuno per la Juventus, questo è il primo della ripresa e lo batte proprio la Juventus. L'Inter, dicevo, sta rallentando il ritmo, sta controllando la partita, ma è sempre la squadra nerazzurra a dominare. Sull'angolo di Vignola, Bergomi ha messo fuori area, riprende Bonini, non riesce a effettuare il tiro, controllato molto bene da Mandorlini, contropiede, 4 contro 2, ottimo servizio per Bergomi, entra nel rigore pallonetto, schiaffeggia la palla Tacconi e compie un miracolo deviando in calcio d'angolo. Vedete Bergomi che era stato lanciato in contropiede, c'erano 4 nerazzurri contro 2 juventini per il contropiede classico scaturito da un rinvio dopo un calcio d'angolo, il primo angolo della Juventus. Ecco la fase finale dell'azione di Bergomi, che prima di entrare in area calibra un bel pallonetto ed è molto bravo Tacconi ad arrivarci con una mano, a schiaffeggiarlo e a deviarlo in angolo. Battuto il quarto angolo, in azione ancora Liam Bredi. Prosegue ancora Bredi e va nuovamente al traversone, colpo di testa di Favero, riprende Baresi in buona posizione, va al tiro, bravissimo ancora Tacconi che si supera ancora con una mano intercettando il tiro quasi a botta sicura di sinistro di Beppe Baresi. Due grossissimi pericoli per il portiere juventino Tacconi, ancora due grosse occasioni per l'Inter e la Juventus cerca di venire fuori quantomeno dalla propria metà campo con questa azione di Cabrini, e deve uscire Zenga sul cross al centro di Cabrini.
ma c'era forse il fuorigioco. Infatti vediamo che si riprende con un calcio di punizione in favore della difesa nerazzurra sul passaggio di Cabrini. C'era il fuorigioco segnalato all'arbitro, dirige l'incontro Carlo Longhi di Roma con la collaborazione dei guardaline Falsetti e Romano. Longhi è un romano, ingegnere elettronico, quarantenne, ha già diretto oltre 80 partite in Serie A. Marini, un po' a sorpresa questo inserimento di Marini nella formazione, ma sta dando i frutti l'accoppiata Sabato-Marini. Ecco proprio Sabato che allarga il gioco per Bredi, per Rummenigge. Sabato ancora cerca il passaggio di ritorno con un colpo di tacco smarcante verso Rummenigge. Si salva ancora la difesa della Juventus, che però continua a correre serissimi pericoli. Nonostante l'Inter sembra più intenzionata a controllare la partita che a cercare altri gol. Vignola, ancora un ottimo intervento di Bergomi. E Prandelli può effettuare un passaggio verso Tacconi per evitare ancora il rischio del contropiede, questa volta affidato a Altobelli. Massimo Bonini, ancora malintesi nel centrocampo bianconero, va un po' alla deriva la squadra di Trapattoni. Rummenigge, Sabato, ancora Baresi, cambia il gioco per Andrea Mandorlini. Anche Mandorlini sembra piegato in una posizione tattica più idonea rispetto alla posizione che aveva mercoledì scorso in Coppa dei Campioni. Apertura di Bredi per Ferri, va al cross Ferri, colpo di testa ancora di Rummenigge con palla girata fuori. Ancora la rimessa in gioco di Riccardo Ferri. Baresi, Sabato, Ferri, Marini, cross di Marini con deviazione per il quinto calcio d'angolo dell'Inter. 5-1 il conto dei corner, 2-0 il punteggio per l'Inter quando si gioca da 18 minuti nel corso della ripresa. Liam Bredi dalla lunetta per battere il quinto angolo per l'Inter. Vede arrivare Baresi, il cross di Baresi, il colpo di testa di Collovati, ancora un'incursione dei difensori nerazzurri. Aveva segnato Ferri nel primo tempo sfruttando un calcio di punizione di Bredi. Adesso è stato il turno di Collovati a venire in avanti per inserirsi sui calci piazzati. Tardelli, vedete, rioccupa la posizione di centrocampista che aveva quando giocava con la maglia numero 8, l'esperimento di riportarlo a terzino. Briaschi era forse in posizione irregolare, l'arbitro comunque ha fatto proseguire. Avendo affidato a Prandelli il ruolo di controllore di Altobelli e a Favero quello di controllore di Rummenigge, Trapattoni ha riportato Tardelli praticamente a centrocampo. Vignola, Tardelli appunto, Scirea, Bonini, Platini, Bonini, Briaschi cerca di liberarsi di Altobelli, raddoppia Sabato sul numero 7 bianconero e poi Bergomi effettua un rinvio. Cabrini mantiene la palla in campo, Scirea, intuito il passaggio verso Cabrini, ancora possibilità di imbastire un contropiede per capitano nerazzurro Alessandro Altobelli. Rummenigge
va al tiro Rumenig, para a terra bene Tacconi. È stato molto impegnato, non soltanto da Rumenig, che comunque è stato sicuramente l'insidia maggiore per la difesa juventina. Ha cominciato subito dopo pochi secondi nel primo tempo e prima di arrivare al gol, che abbiamo visto al dodicesimo, aveva creato già altre tre occasioni. Un cross di Bonini controllato da Ferri, che mette fuori area, ma riprende Marco Tardelli. Briaschi, l'uscita di Rossi ha ancora accentuato le difficoltà di Briaschi. Ketting si è fatto vedere più in fase di copertura, spesso raddoppiava le marcature e non in avanti, ma la Juventus ha avuto poche occasioni per costruire offensive. Un cross di Ketting, palla che arriva a Cabrini, pronto al tiro Cabrini, con conclusione alta, ecco, quadrato Cabrini, autore del gol del provvisorio vantaggio dell'Italia a Losanna nell'ultima amichevole contro la Svizzera. Salta Favero sulla rimessa di Zenga. Ketting, ancora la manovra juventina attraverso Prandelli, Bonini, Ketting, un lancio troppo in profondità di Ketting, si perde. Ketting dal ventesimo del primo tempo ha sostituito Rossi. Da notare che la Juventus in panchina ha portato solo 4 uomini invece di 5, non c'è il numero 16, ecco Bredi. Ferri, Bergomi, Altobelli, ricevuto da Baresi, gli toglie la palla Bonini attaccandolo regolarmente dalle spalle, poi Ketting, Tardelli, Scirea, Tardelli, Vignola, ancora Marco Tardelli, Scirea che prosegue ogni tanto a portarsi in avanti per Briaschi, Platini allarga il gioco per Cabrini, cross di Cabrini, Platini controlla, non riesce però a tirare, c'è l'intervento di Mandorlini con palla che finisce sul fondo ed è il secondo calcio d'angolo in favore della Juventus, 5-2 il conto dei corner. Mentre c'è un altro cambio, esce Vignola ed entra Limido, un cambio fra ex Avellinesi, ci sono tre ex Avellinesi nella Juventus, i due che abbiamo visto adesso, vale a dire Bruno Limido, il 23enne numero 14 che ha preso il posto di Beniamino Vignola, 25enne veronese, e l'altro è il numero 5 Favero che è in campo. Disimpegno di Bredi, scatto ancora di Altobelli che velocizza l'azione, nessuno però dalla parte opposta lo segue, quindi non può effettuare il traversone, Altobelli che aspetta e poi Favero interviene su di lui fermandolo. Altobelli non ha potuto crossare al centro perché nessuno era riuscito a seguire lo spunto velocissimo del 29enne centravanti Alessandro Altobelli di Sonnino in provincia di Latina. Il mercoledì scorso ha segnato il 23esimo Eurogol della sua carriera nelle coppe. Mentre abbiamo visto uscire Vignola dal campo, sostituito da Limido, vediamo Bredi che batte il sesto angolo per la formazione nerazzurra. Tacconi controlla tranquillamente, serve Bonini, quindi in azione Ketting. Tardelli. Ketting, Massimo Briaschi, Michel Platini,
ancora Marco Tardelli. Colpo di testa di Ferri. Riprende Bonini. Platini. Prandelli. Da Tardelli a Kötting, Prandelli, ancora il cross di Prandelli, colpo di testa di Platini con palla che finisce oltre la traversa. Michel Platini, autore di questo colpo di testa, dopo 25 minuti e 40 secondi, rivediamo l'azione, il cross è di Prandelli, l'ultimo della fila è proprio Platini, puntuale al colpo di testa, con palla che però scavalca Zenga, ma scavalca anche la traversa. Marini, Baresi, Limido in fallo laterale. La rimessa in gioco ancora di Beppe Baresi. Rummenigge. Evita Favero, poi vince un rimpallo, ha un rimpallo favorevole, insiste ancora Rummenigge, c'è un intervento di Kötting su di lui e l'arbitro concede il calcio di punizione fra le proteste di Bredi che reclamava il calcio di rigore. L'arbitro stabilisce che il fallo è venuto fuori, rivediamo l'azione, ma Rummenigge sembra dentro e dentro anche Kötting, quindi o calcio di rigore o niente. Invece c'è un calcio di punizione in favore dell'Inter. Altobelli, Rummenigge e Bredi sulla palla. Si allontana il tedesco. Tira Altobelli, la barriera respinge, riprende Ferri ma perde il tackle su Scirea. Platini cerca di far scattare il contropiede bianconero, poi palla di Cabrini ma viene pressato da Sabato, quindi Cabrini non può impostare l'azione. Triangola comunque positivamente con Bonini, poi Limido non controlla la palla, quindi torna in possesso l'Inter del gioco con Mandorlini. Anche lui viene fermato, Prandelli resiste a un attacco di Bredi, allarga il gioco per Prandelli, ancora va al cross Prandelli e Platini si porta avanti la palla, poi cerca un altro colpo di tacco per servire indietro i compagni, va al tiro Prandelli dopo un intervento di Mandorlini e c'è poi l'intervento dell'arbitro Longhi che comanda un calcio di punizione in favore dell'Inter per un fallo su Bredi. Ventinovesimo minuto del secondo tempo, Inter in vantaggio per 2-0 sulla Juventus, è sempre più evidente e vistosa la supremazia della squadra nerazzurra, con la Juventus incapace di reagire. Limido ha fermato Sabato, Favero, Tardelli, Platini, apertura verso Bruno Limido, tenta di effettuare il cross, Zenga va a evitare il calcio d'angolo. Sullo fondo di Bergomi che si è sganciato dalla sua posizione di libero ma che va poi a recuperare su Bonini fermando l'azione juventina, e ora c'è il lancio di Bredi su Altobelli in area, Altobelli si libera, va al tiro e ancora grande intervento da parte di Tacconi che per la terza volta consecutiva con una mano riesce a sventare. Rivediamo questa azione. Si libera bene di Prandelli, si porta la palla sul destro,
batte a rete in diagonale e ancora un intervento con la mano di Tacconi per la terza volta in questo secondo tempo, è riuscito a fermare sempre intervenendo con una mano. Ora il tiro di Altobelli, prima quelli di Baresi e di Bergomi. Colpo di testa e gol di Collovati sul calcio d'angolo numero 7 della squadra nerazzurra. È arrivato però il gol dalla bandierina, battuto Bredi, e ecco l'azione ancora. Come sempre un difensore si porta in avanti, era già successo prima, e arriva Fulvio Collovati, precede Favero e il suo colpo di testa è precisissimo, imprendibile per Tacconi nella parte alta sotto la traversa alla sua sinistra. Al 31esimo del secondo tempo, Inter 3 Juventus 0, ha segnato Fulvio Collovati, 27enne friulano di Teor. Finalmente un giocatore che non è al suo primo gol nel campionato italiano, ha già segnato 4 volte. Replica prontissima da parte della Juventus con Michel Platini, che sembra replicare quasi a titolo personale. Rivediamo l'azione. Un campione come Platini si sente umiliato da una sconfitta che sta assumendo proporzioni così pesanti. Ed è l'unico che cerca la replica, la reazione, ma più che altro a titolo personale. Rummenig vince un contrasto di testa su Scirea. Il cross di Sabato verso Altobelli, esce ancora Tacconi, ancora con la mano, è bravissimo a controllare in due tempi il pallone, precedendo anche Rummenig. Rischia di andare alla deriva la Juventus in questo secondo tempo, che sembra ancora più difficoltoso di quanto non sia stato il primo tempo. Platini, Pettinger, Tardelli, Bonini, Platini. Ottimo il tiro, ma altrettanto valida la risposta di Walter Zenga. Ancora una bella azione personale, uno spunto individuale di Platini che ha servito un pallone splendido per Bonini. Pronto il sammarinese al tiro, il diagonale molto impegnativo con Zenga che ha chiuso bene l'angolo e che ha deviato in calcio d'angolo senza esito. Il terzo angolo juventino, c'è il rischio del contropiede, Rummenigge viene fermato da Favero e da Scirea. Sulla rovesciata di Scirea, Favero ora ha servito Antonio Cabrini. Ketting, Bonini, rimasto ancora lì in zona di attacco dopo il suo tiro e il calcio d'angolo. Tardelli, Limido, tenta l'incursione Limido, la sua azione viene fermata irregolarmente, calcio di punizione decretato da Longhi. Minuti alla conclusione dell'incontro. L'Inter sta dominando e il punteggio fotografa chiaramente la situazione, 3-0 a 11 minuti dalla fine. Tardelli, Cabrini sulla palla mentre Longhi fa arretrare la barriera. Punizione battuta verso Ketting, deviazione, palla che viene comunque recuperata da Zenga, ma la punizione deve essere ripetuta perché era stata effettuata troppo precipitosamente. Ora c'è anche Briaschi vicino a Tardelli e Cabrini, pochissime opportunità per l'ex genoano di mettersi in evidenza. Ora va al tiro, c'è una deviazione, la palla finisce fuori. Tiro di Briaschi al 35esimo, rivediamo,
ho avuto la sensazione di una deviazione. Salta ancora Bonini, commette fallo. Mentre si rialza Marini, viene già battuta la punizione in favore dell'Inter. Bredi. Dei classici del calcio italiano, la sfida fra Inter e Juventus. Qualcuno lo ha definito anche il derby del campionato italiano. Una sfida che si è ripetuta già 108 volte, questo è l'incontro numero 109, il bilancio è favorevole alla Juventus globalmente, mentre negli incontri disputati a San Siro, a Milano, il bilancio è favorevole all'Inter, che ha già vinto 27 volte, si avvia a conquistare la sua 28esima vittoria. Ottimo spunto di Briaschi, che si libera bene di Collovati e deve essere fermato in maniera irregolare. Briaschi nel migliore spunto personale della partita, aveva scavalcato benissimo Collovati e poi c'è stato lo stesso Collovati e altri giocatori che hanno un po' arrancato per fermare lo spunto di Massimo Briaschi. Calcio di punizione in favore della Juventus, Platini sulla palla, c'è anche Cabrini vicino a lui. Retrocede la barriera nerazzurra davanti a Platini, si è allontanato Cabrini, tira Platini, bravissimo ancora Zenga a intuire il calcio di punizione di Michel Platini, orgogliosa reazione veramente a titolo personale di Michel Platini, ma alle sue conclusioni si oppone sempre Zenga, che ora vediamo uscire benissimo sul traversone del quarto calcio d'angolo battuto dalla Juventus, dopo che il portiere interista aveva neutralizzato una insidiosa punizione di Platini. Prandelli ha preceduto Altobelli, Tardelli. Favero, poi Platini. Viene avanti il gioco per la regola del vantaggio, Cabrini fa proseguire Briaschi. Ancora va al cross, insidiosissimo Briaschi, mette al centro dopo essere riuscito a procurarsi lo spazio per il traversone. Guadagna la Juventus un quinto calcio d'angolo. Mentre si procede a una sostituzione, movimento sulle panchine, ovviamente sulla panchina nerazzurra, la Juventus ha già fatto i suoi cambi. Ed ecco che Castagnier fa uscire Riccardo Ferri, ecco esce il lombardo Riccardo Ferri, 21enne di Crema, fratello del Giacomo Ferri, più anziano di lui, e al suo posto entra Giancarlo Pasinato, entra il 28enne Giancarlo Pasinato nella panchina a disposizione di Castagnier. Ci sono il secondo portiere Recchi, Bini, appunto Pasinato che è entrato, Causio e Cucchi. Mentre il gioco riprende con il quinto calcio d'angolo per la Juventus, Platini scodella un bel pallonetto ma Kettinger in fuorigioco. È uscito dunque Riccardo Ferri, l'autore del secondo gol dell'Inter sul calcio di punizione battuto da Bredi. Ed è entrato Pasinato. Favero. Cabrini. Platini. Kettinger in buona posizione, potrebbe tirare, ci prova infatti.
il 22enne piemontese di Ivrea. Eccolo inquadrato, Giovanni Ketting, rientrato alla Juventus, fa in pratica un anno in una squadra per rodaggio e poi torna alla Juventus, è già esordito a 18 anni nelle file dell'Udinese in campionato di Serie A. Colpo di testa di Limido, la palla è controllata da Antonio Sabato. Il siciliano mette in azione Liam Brady. Arriva Baresi, anzi Sabato, viene fermato irregolarmente. Calcio di punizione dal limite, rivediamo l'azione. Brady, Sabato, arriva in corsa e c'è il fallo su di lui. Brady sulla palla, discute con Rummenigge, anche Altobelli, anche è nell'area di rigore, mentre ora vicino alla palla si porta anche Pasinato. Pasinato è dotato di un bel tiro secco da media distanza. Sabato pure si è avvicinato al pallone, si è allargato Pasinato, si discute ancora sullo schema. Rummenigge per Brady, ecco infatti Brady che si libera per il tiro, ma il suo sinistro finisce fuori. Ecco inquadrato Liam Brady, 28enne di Dublino, capitano dell'Eire, impegnata nelle qualificazioni del campionato del mondo dell'86 in Messico. Al quinto campionato in Serie A, è uno dei vecchi fra gli stranieri arrivati in Italia. Rummenigge lo ferma Bonini. Ancora una pericolosa incursione di Karl-Heinz Rummenigge. 42 minuti e mezzo di gioco nella ripresa, Inter in vantaggio per 3-0. Latini, Ketting, Prandelli, Michel Platini, verso Limido, i due numeri 14 a confronto diretto. Limido non trova lo spazio per il cross. Cabrini lo effettua senza convinzione, sul rimpallo serve Ketting, è rimpallato anche il tiro di Ketting. Rummenigge, ottimo disimpegno del tedesco e scatta ancora il contropiede, servito Rummenigge, Rummenigge entra in aria, gol! Quarto gol dell'Inter, ancora in contropiede, c'era stata una bella azione di difensiva da parte di Brady. Lancio su Rummenigge e rivediamo la fase finale di questa azione. Il lancio su Karl-Heinz Rummenigge, entra in area di rigore, il suo diagonale, questa volta Tacconi non riesce a salvare la situazione come già era riuscito a fare invece altre volte nel corso della partita, anche in questo secondo tempo, almeno tre palle gol sventate da Stefano Tacconi. Doppietta per Karl-Heinz Rummenigge, il 29enne tedesco, che ha così sbloccato il suo digiuno nel campionato italiano. Ha scelto proprio la partita più importante, comunque una delle partite più sentite dalla tifoseria, una delle partite poi più importanti anche ai fini del campionato per questa stagione, che vedeva Inter e Juventus appaiate al quinto posto in classifica, quota 8, all'inseguimento con 4 punti di distacco del capolista Verona. Evidente che questa partita poteva essere presentata anche come una specie di spareggio per chi potesse ancora continuare a nutrire speranze di svolgere positivamente il ruolo di inseguitore. Ancora scatta il contropiede nerazzurro, viene fermato da Scirea Altobelli. È evidente che una vittoria, al di là ovviamente delle proporzioni, in classifica i punti restano sempre 2 indipendentemente dalle dimensioni della vittoria. A questo punto la vittoria lancia l'Inter e rende estremamente difficoltoso il possibile tentativo di inseguimento della Juventus. Quindi la giornata di Rummenigge è stata una delle più significative di questa fase iniziale del campionato. Una partita molto bella,
ben giocata, bellissimo il primo tempo, ma ugualmente bella la ripresa nonostante l'atteggiamento tattico ovviamente diverso. E finisce così questa partita che si è trasformata in un trionfo da parte della squadra nerazzurra e in una disfatta per la Juventus. L'Inter ha battuto la Juventus per 4-0, gol di Rummenigge al 12esimo, raddoppio di Ferri al 31esimo, nella ripresa ancora al 31esimo, gol di Collovati al 43esimo, suggello di Rummenigge. Nella doppietta di Rummenigge fra i due gol del tedesco, due gol dei difensori a conferma della bontà di uno schema evidentemente studiato. Inter batte Juventus 4-0, grazie dell'ascolto, voi tutti buonasera.